Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video spacchettamento. Come vi avevo già anticipato durante un video la scorsa settimana, mi era arrivato un pacco dalla Fan Factory, avevo approfittato di alcune promozioni davvero niente male, c'erano molti prodotti a metà prezzo e quindi alla fine ho approfittato per recuperare alcuni prodotti che erano usciti già nei mesi scorsi, tra cui anche un prodotto invece uscito l'anno scorso. Comunque stiamo parlando di prodotti principalmente Midnight Factory, quindi io direi di iniziare subito con il primo prodotto abbastanza recente, ovvero uscito di recente. Sto parlando dell'edizione 4K dedicato a Una poltrona per due, pellicola che bene o male conosciamo un po' tutti. Ogni anno puntualmente alla vigilia di Natale ci ritroviamo questo film su Italia 1, l'abbiamo visto almeno 30.000 volte, ma possiamo tranquillamente visionarlo anche per la 31esima volta. Edizione questa uscita quindi, se non sbaglio, era dicembre o gennaio, ora non ricordo, e adesso finalmente l'ho recuperato, pagato davvero pochissimo, se non sbaglio pagato intorno ai 13 o 14 euro. Edizione anche abbastanza particolare, abbiamo la slip ed è con un effetto un po' lucido, lenticolare, non so neanche io come definirlo. Abbiamo quindi il duo, chiedo scusa un po' per la voce ma sono ancora un po' raffreddato, uscito per il 40esimo anniversario, per la prima volta in 4K. Cos'altro dire, pellicola girata nell'83 comunque da John Landis. Nel cast abbiamo Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Nel ruolo della prostituta abbiamo anche Jamie Lee Curtis, che possiamo anche vedere in una scena anche abbastanza osé. Giriamo un pochino, vediamo un po'. Edizione questa che purtroppo non contiene contenuti speciali, quindi infatti se avete la vecchia edizione, quella doppio disco nel formato DVD che io custodisco ancora gelosamente, lì abbiamo vari contenuti extra. Quella era un'edizione a doppio disco, quindi aveva un disco DVD tutto riservato ai contenuti speciali, c'erano interviste, making of, se non sbaglio anche delle scene eliminate. Questa edizione invece sì, ha il doppio disco, ma perché abbiamo il film nel formato 4K e poi abbiamo il secondo disco nel formato Blu-ray. La traccia italiana ce l'abbiamo in vediamo un po' in 2.0, mentre l'inglese ce l'abbiamo in Dolby True HD. Togliamo la Marai, ecco qua, qui ora si vede per bene la locandina del film, costina, e questo è il retro. All'interno, come già detto, è un combo, quindi 4K e film nel formato Blu-ray. Ok, questo è il primo recupero. Passiamo al secondo, è un titolo appunto della Midnight Factory, pellicola di cui si è parlato tanto, ed è Talk to Me. Talk to Me è uscito per la Midnight in tre versioni differenti. Allora abbiamo il film nel formato Blu-ray come questa, la Limited Edition, poi abbiamo la Steelbook in 4K, in più abbiamo la Ultra Limited Edition, che è un'esclusiva Fan Factory, che costa più o meno intorno ai 55-60 euro. All'interno, oltre alla Steelbook, lì abbiamo anche una t-shirt e qualche altro contenuto cartaceo. Comunque, se siete curiosi di sapere com'è fatta la Limited, potete vederla sul canale dell'amico Moreno di Into the 4K, che vi farà anche una bellissima recensione pubblicata davvero in questi giorni, dedicata appunto al titolo 4K. Vediamo un po', io l'ho già visionato il film, mi è piaciuto, un bel horror comunque che ti tiene dall'inizio alla fine, anche se ci vuole comunque una mezz'oretta affinché decolli realmente, tutto appunto basato su questa mano di porcellana che una volta tenuta appunto per mano, dicendo la famosa frase "parla con me", si riesce a vedere i morti. Però bisogna stare molto attenti perché, superato un certo limite di durata, si rischia di compromettere un po' il tutto. Però non voglio dire altro, vi lascio comunque la visione di questo film. Ti porta per mano dritto all'inferno. Questa è una pellicola comunque australiana, diretta da due registi, Danny e Michael Philippou,
che sono due ex youtuber. Giriamo, costina, ecco qua. Riscrive il cinema delle possessioni, un horror da incubo che lascia senza fiato, selvaggio e terrificante. Leggiamo anche velocemente la trama. Un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo uso di un'antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre, aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti? Comunque ci sono due o tre scenette molto, molto belle, molto forti. Contenuti extra: abbiamo il commento audio dei registi, abbiamo interviste, making off, dietro le quinte, scene alternative e anche il trailer, quindi comunque una bella edizione anche abbastanza ricca di contenuti speciali. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo l'inglese e l'italiano in DTS HD Master Audio 5.1. Vediamo un po' l'interno. Allora, vediamo la cover fronte retro. Ecco qua. E poi io mi sono accontentato del disco Blu-ray, di solito preferisco sempre il 4K, però la differenza di prezzo è anche abbastanza notevole. Io l'ho recuperata per soli 13 euro, questa edizione qui limited, mentre la Steelbook viaggia ancora intorno ai 25-26 euro. Quindi sinceramente posso anche farne a meno del 4K in questo caso. Vediamo un pochino il booklet che c'è all'interno, classico booklet curato dalla Nocturno, prodotto appunto, girato nel 2022. Questa è la famosa mano di porcellana. Ah, ok. Alcune scene del film. Questa è la protagonista. Ecco qua. E quindi questo è il booklet del film Talk to Me. Secondo me non tarderà ad arrivare anche il prequel, se non voglio faranno un prequel e anche un sequel, comunque dovrebbe arrivare più o meno verso fine anno. Rimaniamo sempre in tema Midnight, questo è un titolo un pochino più vecchiotto, però finalmente l'ho recuperato a un buon prezzo, intorno agli 8 euro, e sto parlando del film Follow Me. Questo andiamo a spacchettarlo, ecco qua, appunto un pochino più vecchiotto, questo è un film del 2020, che è noto anche con un altro titolo che è No Escape. Ecco qua, quindi questo già dall'immagine sulla slip già è abbastanza accattivante. Volevo già prenderlo al day one questo film, però alla fine poi ho tentennato e adesso comunque l'ho recuperato ad un buon prezzo. Non è più un gioco. Costina, e questo è il retro, il regista di Escape Room. Cole Turner vola a Mosca per celebrare i 10 anni del suo vlog Escape Real Life. Insieme a lui ci sono la sua ragazza Erin, il suo migliore amico Thomas, Dash e Sam. Una volta arrivati in Russia, Dash presenta al gruppo Alexei Kozlov, personalità ricca e mondana, il quale promette di organizzare un'esperienza in un escape room fuori dal comune. Atmosfera alla Saw, mescolata con quelle dei recenti titoli appartenenti al nuovo filone della Escape Room, provando a distinguersi inserendo un aspetto sociale, ovvero il meccanismo perverso che spinge i giovani a cercare follower. Edizione anche questa che contiene doppia traccia 5.1 di DTS HD Master Audio. In questo caso non abbiamo contenuti speciali di rilievo, abbiamo unicamente il trailer del film. Vediamo l'interno. Ecco qua, cover fronte retro, e questo invece è l'interno, vediamo un po' l'artwork interno, disco 1080p e ovviamente abbiamo il booklet curato dalla Nocturno. Questo appunto una pellicola girata nel 2020, diretta da Will Wernick, trappola dei social media. Comunque pellicole sugli escape room ne hanno fatte già abbastanza, anche tramite la Midnight sono usciti, se non sbaglio, una trilogia, c'erano tre film appunto con questo titolo, io ho visto soltanto il primo sinceramente. E comunque questo ce lo vediamo
prossimamente, nei prossimi giorni. Bene, passiamo ad un altro titolo, sempre della Midnight, ovvero il film I fiumi di Porpora, che è uscito grazie alla Midnight Factory, presumo un anno fa, un anno e qualcosa fa. Pellicola che dovrebbe essere francese, sì, una pellicola francese con protagonista Jean Reno. Fiumi di Porpora che io non ho mai visto, infatti non è una pellicola nuova, questo è un film girato, se non sbaglio, quanti anni fa? Una quindicina di anni fa? Ora non ricordo l'anno. Comunque, questa è la cover. Jean Reno, Nadia Fares e Vincent Cassel. Un film di Mathieu Kassovitz. Costina. Ecco qua. La pellicola francese è immersa in un'atmosfera plubea e inquietante. Si respira un'aria quasi metafisica nella scoperta di una società non meno colpevole dei mostri che partorisce, dice la stampa. Mentre La Repubblica dice un bel thriller che fa paura, e non soltanto per le situazioni macabre e truculente, ma per il susseguirsi serrato degli eventi, ciascuno dei quali aumenta la voglia di conoscere quello successivo. Di cosa parla il film? Leggiamo anche velocemente la trama. Due crimini atroci a chilometri di distanza, due casi in apparenza senza legami. A Grenoble un cadavere viene trovato orribilmente mutilato. Nello stesso tempo, nella campagna di Lotto, viene profanata la tomba di una ragazzina morta in un drammatico incidente nel 1982. Esiste un legame fra i due avvenimenti? I due poliziotti incaricati del caso accettano, all'inizio con diffidenza, di lavorare insieme in un'indagine via via sempre più inquietante e ricca di pericoli. Molto ricco il comparto extra, per quanto posso vedere, non mi ero ancora molto interessato nel scoprire questa edizione della Midnight Factory, non lo so, non mi attirava questo film, però devo dire che leggendo la trama sembra anche abbastanza interessante. Tra gli extra abbiamo commento audio del regista e dei protagonisti, Jean Reno e Vincent Cassel. Poi abbiamo un documentario, L'indagine, ulteriore featurette, la realizzazione di una scena, l'autopsia, altra featurette, il combattimento, con commento opzionale dell'attore e del coreografo. Poi abbiamo un'altra featurette, insomma è molto ricco di piccole featurette, abbiamo anche lo storyboard. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo la traccia italiana e quella francese in 5.1. Poi abbiamo un disco a parte nel formato DVD con i contenuti speciali. Vediamo un po'. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo film, se l'avete visto. Presumo di sì, forse sono l'unico a non averlo ancora visto. Ecco qua, Vincent Cassel e Jean Reno. Questo lo vediamo tra poco. Quindi abbiamo il disco con il film nel formato Blu-ray e poi abbiamo il disco con i contenuti speciali nel formato DVD. Ora vediamo il booklet, sempre bello sottile, minuscolo. Parola di Mathieu Kassovitz. Ecco qua. Vediamo un attimino che anno era. Ah sì, del 2000, no? Sono 24 anni, altro che 15 anni fa. 20 anni fa. Bene, ecco qua. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video unboxing. I prodotti erano 4, quindi avevamo 3 pellicole della Midnight Factory, eccole qua, e poi un titolo Paramount Pictures, un classico di Natale, o meglio, da noi è un classico di Natale. Bene, io vi ringrazio per aver visionato questo video. Spero sia stato di vostro gradimento, se così è stato magari metteteci pure un like e noi ci vediamo molto presto per ulteriori contenuti. Ciao a tutti!